Allora, ciao Monica, ciao Gino. Gino conosce bene l'ingresso di Casa Macondo, quindi non c'è bisogno di spiegazioni per lui, però per Monica, giusto per fare capire un pochino. Questa è la villetta. Abbiamo sulla sinistra un'area dedicata al riposo con le amache. Subito dopo, sulla sinistra, abbiamo questo scrigno che è stato usato per il carnevale di Favignana e dietro, visto che è ombreggiato, abbiamo la riserva dell'acqua. Questo messaggio per Gino, occorre sempre controllare quanta acqua c'è perché appena vediamo che finisce va prenotato un pallet, quindi un bancale al supermercato, almeno un giorno prima, perché altrimenti si resta senza acqua. E poi abbiamo qui fuori il tavolo dove si mangia sia a pranzo che a cena che a colazione. Poi, importante, vedete che qui sulla sinistra mettiamo i panni stesi, però solamente per l'intimo femminile, perché Monica non ti spaventare, ma c'è un ragazzino che da qualche anno ci viene a fare dispetti e si ruba l'intimo femminile. È innocuo, però se volete, diciamo, evitare di perdere il vostro intimo femminile, mettetelo qui sulla sinistra che nessuno lo tocca. Mentre gli altri panni si stendono di là, ora vi faccio vedere. Qui c'è la Pecar, poi c'è la bicicletta. Mi raccomando, questa bicicletta per me è come una figlia, trattatemela bene. Cercate di legarla sempre e soprattutto di tenerla legata sempre con una corda, altrimenti cade. Ha sia un portapacchi dietro che uno un poco più grande, quindi potete usarla per fare la spesa tutti i giorni. Per la pulizia esterna, mi raccomando, usate sempre le scope, queste qua nere che sono proprio per pulire esternamente, non usate queste qui che invece sono per gli interni. Qua abbiamo la Pecar che non è facile da portare perché è tutto rotto, quindi Benny lo sa portare, lo userà per andare a svuotare la spazzatura. Benny è il guardiano di Casa Macondo, Gino lo conosce bene e si occuperà di buttare la spazzatura ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, poi glielo dite voi. E la Pecar, se Gino riesce a portarlo, sarebbe ottimo, però c'ha l'assicurazione, c'ha tutto, ma fa dei capricci, quindi occorre un attimo capire bene come funziona. Potete fare delle prove, purtroppo non funziona a retromarcia, quindi quando si deve fare la marcia indietro si deve portare a mano, però non è un problema. Le bici invece ora sono tutte fuori perché sono da solo, che i ragazzi sono andati al mare, e le bici si devono parcheggiare tutte quante qui, torno indietro, tutte quante qui appena all'ingresso sulla sinistra, non di qua dove c'ho la mano, perché qui ogni sera viene a parcheggiare un Apecar più grande che di un nostro amico che ci ha chiesto, diciamo, il favore di poter parcheggiare questa Apecar, e quindi di sera viene a parcheggiare qui. Se ci sono le bici non riesce a fare manovra. Andiamo un poco più di qua, vi faccio vedere, scusatemi la fretta, però ho le salsicce sul fuoco, dopo vi faccio vedere. E qui sulla destra abbiamo due tende. Una, questa qua blu, sarà usata da Bozza, che è uno dei ragazzi carcerati che viene a darci una mano in permesso. E se c'è lui, sicuramente potrà dare una mano pure a pulire meglio la casa. Questa è una casa molto grande, una villa, quindi va pulita bene ogni giorno, vanno fatti dei turni. E già a fare attività di pulizia in casa è proprio un'attività in sé, perché comunque stiamo andando a manutenere un bene sequestrato, quindi non lo considerate come, diciamo, un onere, ma proprio come un'attività a tutti gli effetti. Quindi abbiamo questa tenda che probabilmente non avrà ospiti durante il vostro campo, ma potrà essere usata anche da voi se volete riposare all'ombra. Poi abbiamo parecchi sdraio, parecchi lettini sempre per riposare. Qui si stendono i panni e sulla destra, in fondo, come si ricorderà Gino, abbiamo la compostiera dove si butta l'umido e a fine estate il compost sarà portato in uno dei terreni che gestiamo a Buemarino, terreno non confiscato ma normale, un terreno di un privato che ce l'ha dato e quindi stiamo facendo i lavori lì. Poi qui c'è la casetta di Benny e quindi l'importante è qui dietro c'è il bidone dell'acqua. Allora, l'acqua non è potabile, l'acqua delle fontane, perché viene presa dal sottosuolo, quindi non è potabile, può essere usata solamente per lavarsi. Oppure lavare i panni. Invece per fare la pasta, per fare il tè, occorre, chiedo scusa, per fare la pasta, per fare il riso, occorre usare quest'acqua qui, che invece è potabile, quindi
bollendola non ci sono problemi. Invece l'altra acqua, quella della fontana, anche bollendola purtroppo la carica batterica resta. E invece per fare il tè, il caffè, bevande varie, meglio usare l'acqua della bottiglia. Quindi per bere useremo l'acqua della bottiglia che avete visto fuori, abbiamo il deposito, e quindi per bere, per fare tè, caffè, usate l'acqua della bottiglia. Qui fuori c'è la doccia esterna, quindi mi raccomando, fatevi una doccia a testa al giorno, non di più, perché comunque siamo su un'isola e l'acqua qui è un bene prezioso, quindi non fatevi troppe docce. Qui abbiamo la camerata, la prima camerata, ci sono 6 letti e il bagno con una doccia interna. Poi giù alla ciclofficina, che Gino si ricorderà bene, uno dei posti più belli di Casamacondo, praticamente qui giù, a parte c'è questo bellissimo murales, poi abbiamo la ciclofficina lì, ogni mattina dal lunedì al mercoledì, o forse addirittura fino al giovedì, comunque viene Carlo, che è un signore di Favignana che sta scontando una pena alternativa di 1 anno e mezzo, e piuttosto che stare agli arresti domiciliari viene qua e ci dà una mano ad aggiustare le bici. È una persona molto molto, diciamo, educata, molto, ma allo stesso tempo timida, quindi verrà, saluta e scende subito giù a sistemare le bici. Se avete problemi con le bici, sicuramente vi capiterà che si romperanno camere d'aria, copertoni, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto tutta una spesa di cose nuove, quindi Carlo non avrà problemi a riparare tutte le problematiche che si possono verificare. Guardate, quindi non vi fate problemi. Se ci sono bici rotte, lui saprà aggiustarvele. Mi raccomando, legatele sempre, perché qui rubano, quindi rubano le bici, quindi non qua a Casamacondo, ma fuori le rubano. Qui c'è un altro spazio, comunque probabilmente durante il vostro campo verrà a dormire un altro carcerato che si chiama Gabriel, che dormirà qui giù come ogni anno, già pronto il letto lì. In caso di necessità, qui c'è un altro frigorifero, quindi potete scendere e praticamente usare quest'altro frigorifero in caso di necessità. Ci è servito per esempio stamattina, perché quello di sopra l'abbiamo lavato e quindi nel frattempo abbiamo messo le cose che stavano sopra qua, quindi è un'ottima riserva, diciamo, in caso di emergenza. Saliamo sopra, quindi è importante ogni giorno fare tutta una pulizia qua del pavimento, sia non solo all'interno ma anche all'esterno. E qui fuori sulla sinistra abbiamo organizzato una piccola raccolta differenziata. Ora c'è disordine perché abbiamo fatto un po' di pulizia stamattina, quindi cartone, carta, vetro, lattine indifferenziata e plastica. Ecco qua, questa è la cucina, ci sono i fornelloni. In questo momento sto facendo le salsicce con le patate per stasera, e ovviamente vi organizzerete con la corvée. Ora sono minorenni, quindi cucino quasi sempre io, e quindi invece voi farete la corvée, vi organizzerete. Cerchiate di evitare l'uso eccessivo di detersivo, ma abbiamo comprate, diciamo, il nostro motto qui, usare molto aceto e bicarbonato per pulire la superficie e tutto il resto. Abbiamo qui bicchieri, caffettiere, pentole, padelle, pentoloni per fare la pasta. Quindi per fare la pasta, tipo questo è il pentolone, ce n'è anche uno nuovo che abbiamo comprato ieri. Comunque andate giù al serbatoio grigio che vi ho fatto vedere, lo riempite d'acqua e quindi fate la pasta. Sicuramente Gino si ricorderà. Abbiamo un po' di scorte di alimentari che abbiamo comprato, quindi biscotti, marmellate, caffè, tè, latte, olio d'oliva che sta lì su, lì sotto. Poi giù, attenzione, giù alla ciclofficina dove vi ho fatto vedere, all'ingresso sulla sinistra ci sono una trentina di passate di pomodoro, quindi, che tra l'altro vanno consumate perché scadono all'inizio 2019, quindi non le comprate, ma andate giù a verificare se ci sono. Sicuramente ci saranno, le prendete e le portate su. Poi qualsiasi cosa vi servirà potete comprarla ovviamente al supermercato. Abbiamo il conto aperto al Simpli, che è il supermercato più importante, e occorre andare alla prima cassa sulla sinistra, quindi occorre per prima volta dire conto Casamacondo prima di far passare la spesa, perché loro subito attivano il conto e quindi alla fine vi rilasciano una fattura. Poi magari faccio un altro video dove vi spiego meglio questo fatto della spesa, se riesco ad avere tempo, però Gino sicuramente si ricorderà.
Poi qui abbiamo gli altri letti, quindi due letti. Qua c'è la libreria dove vi chiediamo di portare ognuno di voi una copia da lasciare in donazione, copia di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo. Qua c'è un altro bagno, però la doccia non funziona, quindi non ci provate ad usarla. Purtroppo non funziona nemmeno il bidet, quindi ci sono le salviettine imbevute, si fa di necessità virtù. Qui ci sono quattro letti, quindi sei giù. 4 qui sono 10 e altri 4 qui sono 14. Ok? Quindi sono 14 posti letto. Qui ci sono 14 posti letto più 2, 16. 16 posti letto e abbiamo 16 posti letto più la tenda fuori, quindi in realtà sono 18 posti letto che volendo ci si può stringere. Le magliette di Libera che saranno a vostra disposizione sono queste, dovete le sceglierete ovviamente in base alla taglia. Sicuramente ho dimenticato di dirvi tantissime altre cose, però il video è già diventato lungo così e vi faccio un altro video e ve lo mando nei prossimi giorni. Nel frattempo iniziate a vedere questo qua. Se avete domande o curiosità scrivetemi e io vi rispondo. Grazie.